dei saggi e dei lavori anche ponderosi che stanno uscendo via via, ma anche un romanzo che si chiama La misura dell'uomo, è stato pubblicato da Giunti, mentre il saggio di Antonio Forcellino su Leonardo, uno dei tanti racconti, è stato pubblicato da La Terza. Allora, cari amici, Antonio e Marco, li abbiamo strappati a una discussione molto vivace che avveniva dietro le quinte e probabilmente anticiperà quella che spero di replicare qui, perché gli abbiamo proposto un po' questa nostra tema, che è un tema immaginazione che nasceva un po' guardando delle cose di Leonardo da lettori un po' ingenui come siamo, cioè il fatto che, per esempio, nel suo viaggio in Romagna, nei pochi mesi che trascorse qui al servizio dei Borgia, servitù che in particolare Antonio Forcellino ancora non gli perdona, 500 anni di distanza, ancora arrabbiato con Leonardo perché si è messo al servizio dei Borgia, questo per dirvi i sentimenti in gioco in questa discussione. Lui, il codice L, si chiama il testo di Leonardo in cui ha messo gli appunti presi qua, e ci stanno queste cose che forse il pubblico di Romagna conoscerà un po' meglio, cioè le fortezze di Borgia che doveva fare minuziosamente perché loro volevano sapere quanti metri erano larghi tutte le mura delle fortezze che si era conquistato il Valentino, il più cattivo secondo alcuni dei Borgia, però nello stesso tempo si appassionava del canale Porto Canale di Cesenatico, scopriva un miracolo idraulico, disegnava un grappolo d'uva, cioè un grappolo d'uva perché gli piaceva anche l'uva come veniva coltivata da queste parti. Ecco, chi era questo scienziato, questo uomo con questa capacità di osservare, questa apertura al mondo? Lo chiederei per cominciare a Marco Malvaldi, perché il suo romanzo, La misura dell'uomo, è un romanzo giallo, cioè c'è un delitto, c'è un morto, anzi due, c'è una congiura, c'è un taccuino segreto, c'è una guerra sullo sforzo, c'è la Milano degli Sforza con tutti gli intrighi di quella corte, ma c'è soprattutto un personaggio, Leonardo, che le cose che capisce più degli altri sembrano derivare dal fatto che guarda le cose con molta attenzione. Il morto, per esempio, lo guarda molto attentamente per capire come è morto, va al mercato e ogni cosa che vede la osserva, chiede all'artigiano come fa le cose. Che osservatore era Leonardo, secondo lei, Malvaldi? Innanzitutto, salve. Leonardo guardava innanzitutto nella giusta direzione, secondo me. Questa è nella, appunto, scena del morto. Leonardo guarda il morto, mentre la medicina dell'epoca era abbastanza riottosa a guardare l'uomo come causa delle sue stesse malattie. Per capire che tipo di osservatore era Leonardo, secondo me si capisce bene da quella che è un po' il motto di noi chimici. La chimica è la scienza che riesce a spiegare i fenomeni visibili ma incomprensibili in termini di oggetti invisibili ma che tutti sono in grado di comprendere, gli atomi. Ecco, Leonardo secondo me fa una cosa molto molto simile. Quando si trova di fronte a un fenomeno visibile e incomprensibile, tenta di capire quali sono gli oggetti invisibili o inesistenti che possono in qualche modo spiegare quel fenomeno. Lo capiamo abbastanza bene con l'anatomia. Se andate a consultare un qualsiasi testo di anatomia con disegni, non si può parlare di anatomia figurata prima di Leonardo, trovate uomini nudi dove sono riportati i segni zodiacali corrispondenti alla malattia che li affligge e quindi i punti dove il flebotomo, per esempio, deve tagliare per far uscire il sangue e per far guarire l'uomo da quella determinata malattia. E Leonardo fa una cosa un pochino diversa. Innanzitutto non si accontenta della superficie, ma taglia e espone gli organi, principalmente la muscolatura. E questo è un po', curiosamente, il destino di Leonardo. Leonardo spoglia gli uomini per vedere principalmente i muscoli, per vedere principalmente la muscolatura, perché a lui interessa la dinamica, interessa capire da dove viene fuori la dinamica dell'uomo. Però per fare questo è costretto a mostrare l'uomo in maniera anatomicamente se non perfettamente corretta, molto molto più avanti rispetto a quello che verrà fatto anche anni dopo. Ecco, in questo c'è un po' il modo di osservare di Leonardo. Leonardo osserva, dopodiché tenta di trovare nella sua mente oggetti che siano in grado di spiegare quello che lui osserva. Una delle grosse fortune che abbiamo nello studiare Leonardo, e uno dei motivi per cui probabilmente quest'uomo è considerato
un genio, anche il fatto che abbiamo a disposizione un flusso di coscienza. Abbiamo a disposizione pagine e pagine di taccuini nei quali appunto Leonardo scriveva, e scriveva quello che erano, che era veramente il suo pensiero nel dettaglio. Quando leggiamo che Leonardo scrive che l'acqua e l'aria partecipano della stessa natura di fluido, perché se si butta in acqua dei semi o delle briciole di pane, queste hanno una dinamica molto simile al fumo quando si leva in aria, questo significa che l'aria e l'acqua sono entrambi fluidi, ma non sono uguali, perché l'aria è comprimibile se la si schiaccia o occupa un volume minore, mentre l'acqua, almeno con le forze a disposizione all'epoca di Leonardo, no. È questa l'osservazione di Leonardo: non si ferma a quello che osserva, ma cerca di capire se c'è un punto di incontro fra quello che osserva e quello che gli viene in mente, fra la realtà e l'immaginazione. Con quale pensiero si scontrava a questo punto? Lei nel suo romanzo c'è una scena, ovviamente la scena del delitto, la scena fondamentale, ma, e quindi è la scena del corpo ritrovato nel castello di Milano, epoca di congiure, gli sforzi, i francesi alle porte, insomma quel rinascimento pieno di congiure, di geni e di talenti, non si è mai capito che rapporto ci fosse da tutta questa violenza e tutta questa genialità, ma insomma in quel castello arriva un corpo non il duca, perché Ludovico Sforza formalmente non era nulla, anche se dominava Milano, chiama i due più importanti, che uno è Leonardo e l'altro è l'astrologo, e c'è uno scontro su questo corpo, perché Leonardo osserva il corpo e l'astrologo osserva le stelle, e quando Leonardo dice cosa è successo, l'astrologo dice no, perché le stelle dicono un'altra cosa, e mi sembra la frase questa, non vorrà mica mettere in discussione le stelle, che sono la più chiara emanazione dell'eterno che esista. Che tipo di scontro c'è? Ha voluto mettere in scena lei con questa scena romanzesca, naturalmente, ma immagino. È proprio questa, il fatto è che all'epoca le malattie, così come tante altre cose, erano considerate diretta emanazione di un volere divino e di un ambiente esterno. Le malattie, come è noto, le portavano i venti, quindi quando una persona si ammalava, per prima cosa bisognava costruire una finestra, un'apertura esposta verso Gerusalemme. Tutti gli ospedali antichi hanno la porta d'ingresso esposta verso Gerusalemme, così lo Spirito Santo poteva fluire e portare via. C'erano solo e semplicemente cause esterne, l'uomo soggiaceva completamente a quelle che erano cause esterne. Laddove Ambrogio da Rosate guarda le stelle, Leonardo guarda l'uomo. Una delle caratteristiche del Rinascimento, uno dei mantra, se possiamo usare questa parola, è che l'uomo è la misura di tutte le cose, quindi anche dell'uomo stesso. Il fatto è che se noi usiamo l'uomo per misurare l'uomo, possiamo fare cose meravigliose, perché possiamo usare il nostro intelletto per capire come l'uomo funziona, ma possiamo anche essere indotti in errori atroci se non abbiamo un feedback, un riscontro, perché se misuro con un metro il mio stesso metro, posso cadere facilmente nell'errore che il metro sia l'unica cosa che esiste e che al di fuori del metro non ci sia nient'altro. Leonardo ha invece un dialogo fra quella che è l'osservazione e quella che è la realtà, perché la stessa persona scrive: «Niuna verità può dirsi certa se non passa attraverso le matematiche dimostrazioni», quindi il regno dell'astratto e il puro, ma scrive anche: «Guarda, quello che pensi che succederà con quello che in vero succede, e se ciò in vero non succede, il torto è tuo». Cioè, se ti viene in mente che una cosa funzionerà in un dato modo e non funziona in quel dato modo, è molto istruttivo. Nella lotta fra te e il mondo devi stare dalla molto parte. Istruttivo, e qui comincia a svelarsi anche un po' il senso di queste prime conversazioni. Noi in questi mesi, come tanti altri organi informativi, abbiamo dedicato molto spazio a Leonardo, c'è il ciclo di Pantheon molto bello che va in onda tutti i sabati, che andrà in onda domani pomeriggio anche qui in diretta da Cesena. Ci sono molte trasmissioni, la lingua batte, abbiamo parlato di Leonardo. Oggi sotterraneamente vorremmo persino capire se possiamo imparare qualcosa proprio di diretto da Leonardo, vediamo se ci riusciamo. Ma intanto, appunto, per rendere ancora il romanzo di Marco Malvaldi, La misura dell'uomo, diciamo subito, La misura dell'uomo è il denaro, questo è soprattutto, mi sembra, un romanzo sul denaro, ma
insomma, a noi ci interessa il protagonista, che è Leonardo, protagonista di un'epopea che Antonio Forcellino sta scrivendo sul nostro Rinascimento, fatta di romanzi e di saggi, appunto il romanzo che ha dedicato a Leonardo si chiama Il secolo dei giganti. Antonio Forcellino è molto affascinato, perché come potrebbe essere altrimenti da quel momento della storia d'Italia, se dobbiamo dire della storia di Roma, dove c'è la più grande concentrazione di talenti mai vista nella storia, cioè i primi anni del Cinquecento, a Roma si incontrano e litigano Leonardo, Michelangelo, Raffaello, tanto per dire. E dunque, nel suo libro un momento in cui questa ossessione che a me mi è venuta per il modo in cui Leonardo osservava le cose, le descriveva, le rappresentava, che è molto interessante, che riguarda Forcellino le rocce. Cioè Leonardo passeggiando per Milano, lei dice, passeggiando intorno a Milano, la sua abilità di lettore dei quadri ha intravisto il modo in cui Leonardo rappresentava delle rocce specifiche. Leonardo nello stesso tempo studiava molto le rocce, la geologia è uno dei campi, no? più interessanti, addirittura qualcosa di tipo tettonico studiava, la geologia, come sono fatte le cose, anche lì liberandosi dei vecchi schemi, diciamo, più o meno religiosa, teologica. Quindi Leonardo passeggia, osserva le rocce, studia le rocce, le rappresenta in un quadro magnifico, più di uno in realtà, che si chiama La Vergine delle Rocce. Questa triangolazione mi sembra molto interessante, non so se è inedita, particolare, originale di Leonardo, ma questo rapporto che si crea tra l'osservazione proprio concreta della passeggiata, lo studio teorico e il capolavoro, perché poi alla fine il capolavoro è quello pittorico, mi sembra si arricchisca quest'idea di osservazione che stiamo cercando di inseguire, forse è istruttivo da un certo punto di vista culturale, Forcellino. Non so come aggredire la parola osservazione, perché quando noi parliamo di Leonardo, diciamo, la parola osservazione definisce tutta la sua vita. Gli altri dipingevano, lui osservava. La differenza tra Leonardo, Michelangelo, Raffaello, Sebastiano, che mentre Michelangelo faceva 1200 metri quadri di affresco con la testa girata in su, Leonardo osservava. Però devo dire, personalmente questo me l'ha anche tenuto molto lontano come temperamento, però poi alla fine, come ti dicevo prima, mi sono un po' arreso a questa idea di un Leonardo che però attraverso l'osservazione raggiunge dei livelli che gli altri non raggiungono. Il punto di partenza è semplice: Leonardo capisce bene che non deve più guardare concettualmente il mondo precostituito. Questo riguarda sia la cultura teorica, quindi i grandi sistemi aristotelici, le grandi sintesi sulla scienza, ma deve guardare la natura. Comincia a farlo nella pittura. Lui girava con un taccuino, addirittura inventa una specie di scrittura che è una forma di scatto di Polaroid, e questa sua capacità di osservare ciò che realmente accade e gli consegna subito un successo straordinario. Le prime Madonne si vedono dei bambini veri, non si vedono più questi Gesù, questi bambini che sono un uomo in miniatura. Sono dei bambini veri perché è iniziata l'osservazione che lo porterà a quelle scoperte straordinarie sulla luce, sulla geologia, sull'idraulica, che fanno sì che i suoi dipinti, perché purtroppo a lui non piaceva molto dipingere, in sostanza lui dipinge solo in quanto può rappresentare ciò che aveva osservato, cioè la Vergine delle Rocce. Che strano, poi questo ragazzo non fa granché. Il primo grande dipinto concluso è la Vergine delle Rocce. Ed è talmente folgorante, nel 1485, che il duca Sforza scrive al suo segretario e dice: guarda, abbiamo un pittore straordinario, facciamo un omaggio di un suo dipinto al re di Ungheria. Quindi nasce subito Leonardo, l'arte come dono diplomatico, rompe immediatamente tutto. In quella Vergine delle Rocce lui aveva messo la geologia, l'idraulica, l'ottica, e questa è la parte positiva, comprensibile, del rapporto che Leonardo ha con l'osservazione.
è un po' più difficile andare avanti da questo momento in poi, perché noi prendiamo due dipinti, la Gioconda del Louvre e la Sant'Anna. La Sant'Anna e la Gioconda Leonardo se li tiene per 18 anni. 18 anni però non è che se li tiene comodamente nella sua casa, perché il poverino gira tra Firenze, per non parlare di Cesena, Imola, però Firenze, Milano, Firenze, Milano, Roma, Amboise, e si porta dietro questi dipinti. Ora, quando è stata restaurata la Vergine, la Sant'Anna, finalmente, in un'era in cui abbiamo a disposizione degli strumenti di indagine diagnostica molto importante e potevamo capire qualcosa, ci siamo tutti precipitati come avvoltoi su questo quadro sverniciato per capire questo segreto dell'osservazione di Leonardo, considerando che tutto l'Ottocento ci sono state delle invenzioni sulla tecnica pittorica di Leonardo, ma Perché non capivano come Leonardo. Non capivano, ma si sono inventati di tutto. Io devo ringraziare la Forcellino, perché io l'ho capito a malapena, solo leggendo il suo libro, Uno storia dell'arte, ma anche un grande restauratore, forse prima un grande restauratore, quindi lui conosce e lui descrive bene, io non l'avevo mai letto così, come Leonardo facesse un quadro, ma peraltro lascia capire quanto fosse complesso e perché Leonardo ci mettesse così tanto mentre gli altri erano più. Guarda, questo è tra l'altro un tema. Perché è complessissimo il modo in cui si arrivava a stendere finalmente quello che noi chiamiamo il quadro, cioè il colore e la luce finale. Questo tema è un tema che in questo cinquecentenario è molto importante, perché ogni volta personaggi come Leonardo, ognuno cerca di annetterli alla propria ideologia, no? Adesso è il momento del Leonardo ipermotivato e motivazionista della cultura americana, dell'informatica, di Bill Gates, eccetera. In realtà io cercherei di sottolineare che è esattamente il contrario. Cioè, quando noi abbiamo visto come dipingeva Leonardo, intanto abbiamo visto che dipingeva come tutti gli altri pittori della sua generazione, a parte il problema del muro, ma lì lui aveva un problema legato all'osservazione, lui non poteva dipingere velocemente, uno che è abituato, come dice Bandello in una sua novella, che è un testo fondamentale, dice, arrivava sul ponteggio, guardava per ore, poi prendeva una pennellata, la poggiava sul muro e poi se ne andava. E uno dice, ah, è pazzo, no? Contemporaneo, cioè, mentre Michelangelo invece faceva... Michelangelo faceva appunto mezzi quadri, non ne parliamo proprio, ma anche Raffaello, Però quando uno dice si è tenuto 18 anni la Sant'Anna, poi va a vedere vicino la Sant'Anna, si aspetta di trovare quantomeno pentimenti sopra me, pitture, no? Invece assiste a un miracolo che è in sé il miracolo più alto della creatività umana e della pittura. Le montagne dello sfondo, che sono solo leggermente abbozzate, sono fatte con due o tre pigmenti, il bianco, l'azzurro e la terra d'ombra. Questi due o tre pigmenti sono a loro volta consegnati alla tavola attraverso un gesto semplicissimo, col quale però Leonardo per 18 anni ha aspettato la visione della roccia esposta alla luce. Il che vuol dire che lui dopo 18 anni capisce in che proporzione deve mescolare esattamente il bianco di piombo con la lapislazzuli e con una punta di terra d'ombra, e quella pennellata è il ghiacciaio di Monbracco che ha osservato per anni. Queste sono tutte illustrazioni che per fortuna non mancano nel libro di Forcellino, quindi ho il piacere, forse esclusivo adesso, di seguire quello che lui dice guardando i quadri. Tutto questo produce in pittura una cosa bellissima che lei, Forcellino, ha riassunto mirabilmente in due righe, un'immagine che non raccontasse più un luogo ma desse l'impressione di esservi dentro, che è effettivamente quello che succede guardando questi paesaggi, per esempio. Ma mi spiega adesso, parliamo di... Allora, se questa è l'osservazione che ci sta, qual era poi l'immaginazione, la visione, la fantasia, dove sta? Come possiamo definire immaginazionale? Una volta sfuggito un po', anche qui parleremo di macchine, qualche macchina la vedremo persino qui nei dintorni della festa di Radio 3 a Cesena,
quando c'è tutta una mitologia di Leonardo che ha inventato, però sta di fatto che negli stessi giorni in cui lui stava a Milano, ossessionato da queste cose concrete, dalla costruzione del grande cavallo di bronzo, il suo grande fallimento, il monumento equestre per gli sforzi, si interessava di una cosa che l'arte del volo, il famoso disegno tentativo di far volare gli uomini, di l'elicottero, tutte queste cose un po' esagerate. Qual era l'immaginazione che scattava? Perché poi aveva quest'altra parte di sé che mentre andava nel mercato, come lei Malvaldi racconta, e chiedeva conto agli artigiani di quello che facevano, stava a pensare una cosa, il volo, che dai tempi di Dedalo, Icaro, era stata abbandonata dagli umani. Io credo che anche qui Leonardo avesse il desiderio di capire in che modo veramente si potevano fare le cose, avesse il desiderio di costruirsi degli utensili mentali inesistenti con i quali poi poter rimontare una realtà diversa nella forma da quella che osservava, ma uguale nel funzionamento. Del resto anche Leonardo definisce in una pagina del Codice Atlantico, dice che la bellezza discende dalla grazia che possiede qualcosa che ben serve. Il funzionamento, dal funzionamento ottimale discende la bellezza. Perde questa sulla bellezza, perché sarà utile per il filo rosso che comincerà dopo questa puntata di La bellezza viene dalla grazia che possiede quello che ben serve. L'utilità. L'utilità che ben funziona. Alla fine no, è il funzionamento più che l'utilità. Perché la bellezza serve. Perché sì, Leonardo è ossessionato da varie cose, con questo è il fatto che col tempo ogni cosa cambia. E il volo è una delle poche cose che Leonardo osserva, secondo me, e vede che all'essere umano sembra completamente sfuggire, sembra completamente preclusa. L'essere umano è, diciamo, fondamentalmente domina su tutte le altre creature della Terra, non tanto per le sue proprietà di picco, ma per la sua versatilità. Cioè noi non siamo in grado di nuotare veloci come uno squalo manco, e se facciamo una gara di corsa con un leopardo perdiamo brutalmente, però noi sappiamo sia nuotare sia correre. Mentre lo squalo mi dicono che sia scarsino a correre e il ghepardo si rifiuta di nuotare di solito. Ecco, Leonardo secondo me tenta di capire, per non tanto di fabbricare la macchina volante, le poche macchine volanti che realmente realizzerà sono impianti scenici, sono viti aeree che volano durante la festa del paradiso. Leonardo tenta di capire attraverso gli studi sul volo come funziona il volo, perché gli uccelli riescono a volare. Per esempio c'è un famoso disegno, quello di un'ala battente inchiavardata al suolo, che non è un esperimento sul volo, ma è un Gedanken experiment, è un esperimento pensato che serve a Leonardo per capire se sia possibile sollevare un peso facendo affidamento sulla forza che viene fuori quando si comprime l'aria. L'aria è comprimibile, se si prende un pallone e si schiaccia si ha un ritorno elastico. Io da bambino passavo ore a giocare con la siringa senza aria, tappata con il dito, per vedere quanto potevo spostare questo stantuffo. E questa forza, questo ritorno elastico dell'aria, Leonardo pensa, può essere usato per sollevare un peso. L'uomo è un peso, viene sollevato nell'aria grazie a questa forza, e quindi può darsi che voli. In altre parti di questo codice sul volo, Leonardo esprime a parole un concetto che è molto vicino a quella che noi oggi chiamiamo legge di Bernoulli, cioè il fatto che la forza, la portanza di un corpo che possiede delle ali sia data dalla differenza di pressione, dalla differenza di forza fra il sopra e il sotto dell'ala, e che questa differenza di forza sia causata proprio dalla velocità dell'ala stessa. È un qualcosa che noi oggi possiamo capire se mettiamo un cucchiaino sotto il rubinetto dell'acqua. Se lo mettiamo dalla parte convessa, il cucchiaino viene attirato dall'acqua, il flusso dell'acqua crea una depressione che attira il cucchiaino. Se lo mettiamo dalla parte concava, bagniamo tutta la cucina. Quindi credo che questa sia la base dell'osservazione di Leonardo. Fomenta poi la sua immaginazione, nel senso che lui si chiede come funziona, non tanto in pittura si chiede come riprodurre. Però lei sta dicendo che le famose macchine di Leonardo, i suoi disegni, non fossero destinati tanto alla realizzazione concreta, che in alcuni casi si è dimostrata
penso in molti casi, possibile, temo in molti casi della mia simpatia. Ma fossero degli esperimenti mentali, non so se posso tradurre, allora, il colto tedesco con cui... Carlo Pedretti lo sostiene, per esempio, nel caso dell'ala Valdente, e in molti casi quello che interessa di più è proprio l'aspetto concettuale, cioè il fatto è che Leonardo usa spesso i disegni così come lo scienziato odierno usa le equazioni, per come un linguaggio astratto per vedere se una cosa è possibile. Una delle più grandi, secondo me, conquiste del Leonardo, disegnatore di macchine, è l'Esploso. Leonardo rappresenta una macchina traslando e espandendo questa macchina in modo da mostrare tutti i suoi componenti separati, però orientati mutualmente l'uno verso l'altro nella giusta orientazione. Se noi comprimessimo questa macchina, gli ingranaggi andrebbero al loro posto e funzionerebbe. Una cosa che prima di Leonardo nessuno fa. Perché tutti i manuali IKEA. Esattamente, l'IKEA, ecco, questo non può essere a detrimento, ma non voglio offendere. Il fatto è che Leonardo mostra un oggetto per come funziona, non per come è, e questa è la sua continua. Poi è chiaro che questo consegue che il povero Zoroastro da Peretola, se è vero quello che si narra, si stampa di gengive sul monte vicino a Firenze nel tentativo di librarsi al suolo, ma pare che l'abbia stata una di sua volontà. Faceva parte della piccola tribù con cui Leonardo appunto aveva attraversato l'Europa, insomma, almeno l'Italia e la Francia, nella sintesi che prima Forcellino ci esponeva. Però, ecco, anche a lei questo tema dell'immaginazione, a seconda delle parole che abbiamo messo qui al centro della nostra festa, di Cesena, e quindi in questo dialogo iniziale così squaderniamo, poi magari le approfondiremo. Anche lei si interroga su perché si fosse ossessionato dal volo. Usa un'immagine, un saggio, questo pubblicato dalla Terza, che ha un'immagine che è il passo della letteratura, ormai lei contamina i due linguaggi in ogni suo libro, perché la fantasia dell'impossibile che diventa reale lo attraeva come una dimostrazione della sua qualità, del suo talento. Lei sottolinea molto degli elementi psicologici della vita di Leonardo. Domattina loro due, Malvaldi e Forcellino, saranno protagonisti di una puntata speciale di Tutta l'umanità ne parla. Tutta l'umanità è la trasmissione di Radio 3 nella quale c'è una specie di talk o intervista impossibile, cioè parlano dei personaggi storici con le loro parole, loro rappresenteranno il Leonardo reale e immaginario. Sarà molto divertente, anche perché Forcellino ha delle tesi psicologiche molto forti sulla natura di Leonardo, la sua solitudine, il suo essere un figlio legittimo, il suo abbandono, e quindi lo vede come qualcuno che doveva sempre dimostrare. Quindi la fantasia sarebbe, nel suo caso, è uno strumento con cui Leonardo voleva mostrare la sua capacità di pensare, la sua capacità di immaginare, se non proprio di realizzare, perché lei, che è molto severo con Leonardo, dice che di realizzazioni concrete poi ne fece assai poche. Questo purtroppo lo dimostrò anche il governo fascista quando tentò di ricostruire le macchine di Leonardo per farne il padre ideale dell'invenzione italiana, e vide che non ne funzionava. Nella mostra del 39. Nella mostra del 39. Non esisteva nemmeno una. Neanche una. Questa cosa. Cioè, vuoi colpa del fascismo, penso anche dopo. No, però questa cosa. Invece, anch'io ritengo che è la chiave dell'eccezionalità di Leonardo. Perché per la prima volta, dopo 6.000 anni, nei quali l'idea del volo è l'idea dell'arrogante, è Icaro, Raffaello usa la metafora per dire farò un volo di Icaro, crollerò sotto il peso della mia ambizione, Leonardo si siede e dice parliamone. Le sue osservazioni sono straordinarie, perché comincia a osservare gli uccelli, l'andamento sulle correnti, come controllano le correnti ascensionali, inizia una serie di studi, ma quello che è straordinario è la sua capacità di immaginare una cosa possibile, e questo è un concetto che per noi è difficile, perché noi veniamo dalla separazione. Allora, noi vediamo un Leonardo scienziato che deve immaginare il cannone, la bomba, un Leonardo meccanico che deve far funzionare l'argano, un Leonardo, noi dobbiamo immaginare un uomo molto ambizioso, purtroppo nato in una condizione, questo io dico, oramai sono arrivato all'idea che solo la letteratura può restituire un po' di verità, perché senza questo tu non puoi capire neanche l'immaginazione di Leonardo. Quando Leonardo arriva a Roma nel 13, nel suo momento forse più avvilente, quello che
preclude poi all'esilio francese, perché alla fine a Roma non ha più ruolo. A Roma si trova in mezzo a un Michelangelo Raffaele, Sebastiano del Piombo, ci sono tutti e tutti producono San Pietro costruita senza chiedergli nemmeno un contributo, no? Delle umiliazioni terribili. E arriva lui con le sue osservazioni e tutto, dicono domani deve essere pronto un ponte, tu non puoi stare qua. E comunque lì lui annota un'osservazione che è la chiave di tutta la sua vita. Di fronte alla grandiosità delle rovine romane, lui dice: ah, se io fossi riuscito a trovare per un popolo invincibile come i romani quell'arma capace di dargli l'assoluta vittoria, quale onore mi avrebbero tributato i romani, visto che Archimede, che pure era loro nemico. Ora, l'idea di Leonardo per tutta la vita è l'idea del riscatto sociale. Lui, il fatto che lui per una pensione lasciatagli dallo zio, l'unico di quella famiglia che l'aveva... Una pensione segreta, perché lo zio non voleva lasciarla ai figli, ai propri nipoti legittimi. E i fratellastri gli fanno... Lui sì, però perché ha detto purtroppo? Lei ha detto, nelle primissime pagine del suo libro su Leonardo, primissime pagine... in cui racconta come nasce in una famiglia di notai, anche se figlio legittimo, quindi in una curiosa abbondanza di carte, perché notai, lo sappiamo anche oggi, pure c'è il digitale, sono pieni di carte, si riempiono di carte, lei dice che per una fortunata combinazione del caso, sul ragazzo si concentrarono le migliori condizioni per farne un genio. Sentite quali sono le tre condizioni, secondo Forcellino, per fare un genio. La libertà, la solitudine, ritagli di carte. Noi libertà intanto, perché non aveva... Allora, questo ragazzo aveva bisogno da subito, siccome era sopraffatto dall'immagine, dalla concitazione di ciò che vedeva, lui aveva bisogno di fermarle. Quindi immaginiamo se non avesse avuto, probabilmente gli dicevano chi è Leonardo, si fa ancora solo il prodotto. Se questo ragazzo non avesse avuto la possibilità di fermare continuamente su questi ritagli ciò che lo ossessionava ogni volta in... Ma lei dice ritagli perché gli davano gli avanzi degli altri, non le risme. E quindi secondo lei questo fatto che anche i codici di Leonardo secondo lui anche i codici di Leonardo, quelli che noi vediamo, diciamo, ma perché questo stia quattro cose in una pagina? Pensiamo perché aveva una mente in tale ebollizione da fare un disegno, una notazione, un conto delle spese, un frammento autobiografico, no? Sì, però, secondo lei perché lui ragionava ancora con i ritagli? Ma lei provi a immaginare, no, di fronte a nessuno si pone mai quella domanda che poi per noi restauratori è normale, no? Il come avviene un gesto che modifica la materia, anche quando si tratta di riempire un foglio di carta. Prendiamo una di qualsiasi pagina del codice atlantico di Leonardo o di qualsiasi altro cosa. Allora vediamo che questo uomo esce, io lo dico sempre, la mattina di primavera, vede una viola bellissima nel prato, ne è colpito e la disegna perché pensa di poterla usare in un dipinto oppure pensa di poterla poi studiare magari il funzionamento della pianta. Porta dentro quel foglio, si mette forse davanti al cavalletto, però gli viene un'idea di un teorema matematico che tre giorni prima si alza dal cavalletto e schizza una sfera divisa, il foglio sta sempre lì, torna al cavalletto, poi torna a mangiare, però gli viene in mente che c'è un sistema per saldare che ha visto in un certo, e lo va ad annotare. Tutti i suoi frammenti di pensiero finiscono per coincidere con quei frammenti di carta sui quali in maniera del tutto concitata, come era la sua vita intellettuale, lui ferma nella speranza un giorno di ordinarlo, ma non ce la fai, lui sa che non ce la fai. Anche se per tutta la vita verrà ossessionato da questa idea di pubblicare, mettere in ordine, un'idea molto editoriale. Pochi minuti però, perché questa... Sì, non possiamo sfuggire a questa sovrapposizione tra questa e la vita di Leonardo. Appunto, solitudine, abbiamo detto, ritagli di carta, ma anche libertà. Allora, la libertà con cui Leonardo ha vissuto, anche la libertà personale, la libertà dei suoi comportamenti, sapete, tutte le lucubrazioni di gente sull'omosessualità di Leonardo, ma la libertà con cui, con qualche rischio, viveva le sue scelte di vita, l'ironia che lo accompagnava, visti tutti questi
in particolare il servo, sarai insomma il giovane ragazzino, ecco, la libertà con cui ha vissuto, qualcosa di inedito, siccome siamo alla ricerca di qualche lezione, inevitabilmente, quando raccontiamo il passato, forse questa, Malvaldi, è un aspetto che non andrebbe trascurato prima. No, assolutamente, prima Forcellino... Due minuti l'elogio della libertà. Prima Forcellino diceva una cosa, che appunto, quando Leonardo dipinge, per esempio, il cenacolo, sì, va lì, guarda ore, dà una pennellata, va via. Dopo qualche anno di questo lavorio, il priore di Santa Maria delle Grazie si stufa lietamente di questa cosa e gli fa notare che è lento, dice, voi Leonardo siete lento. E Leonardo risponde, è vero, priore, sono talmente lento che se lei nota non ho appena nemmeno abbozzato il volto dell'apostolo Giuda. Se lei continua a rompere le scatole, secondo lei a chi lo faccio somigliare l'apostolo Giuda? In questo... Quindi questa è la ragione per cui ho lasciato per ultimo... Al di là di questo, che sia vero o apocrifo, c'è un dato di fatto che Leonardo è libero, principalmente secondo me libero a Milano, perché si sente al sicuro. Leonardo vive in una città nella quale può frequentare tantissime persone e può farlo in maniera tranquilla, può dire cose, può dire, pensare, fare cose che in altre città gli costerebbero una gita sulla graticola. Pensate che Savonarola in quegli anni viene arzosullogo per aver detto in fondo che la chiesa di Roma era corrotta. Negli stessi anni a Milano c'è un signore che si chiama Giuliano D'Ammungia che dice non solo che la chiesa di Roma è corrotta, ma che la chiesa di Milano dovrebbe staccarsi dalla chiesa di Roma. E Ludovico il Moro, dopo averlo fatto processare, lo fa assolvere perché tutto sommato non ha detto niente di grave. Ecco, io credo che la libertà di Leonardo discenda principalmente, oltre che da una, diciamo, dotazione caratteriale, dalla sicurezza con la quale Leonardo si... Sì, quella poi cadrà a Roma, non a caso, e in particolare se studi sul feto, sarà lì il tema ancora attuale in fondo, quando lui si rifiuterà di riconoscere l'anima come qualcosa che viene insufflato nel bambino all'atto di nascita, i suoi studi sul feto, anche qui Forcellino pubblica dei disegni bellissimi, gli fecero capire che a Roma non ci poteva più restare, se andò a Parigi, un po' riassunto Forcellino. No, adesso ci dobbiamo salutare, ma insomma il suo libro autorizza, diciamo, una lettura di questo tipo. No, io volevo dire la libertà di Leonardo, poi è il motivo per il quale io non sono riuscito a relazionarmi a Leonardo per tanti anni, no? Perché per me è stato difficile. Cioè in realtà la libertà di Leonardo è il suo distacco, che all'inizio mi sembrava cinismo, dai valori degli altri. Leonardo è del tutto indifferente alla politica, alla passione, alla famiglia, ai valori, quelli che noi chiamiamo i valori. Leonardo non ha nessun interesse, è lui che fonda i valori a cui rimanere fedele. Se poi deve servire il sultano turco, lui si offre al sultano turco, a Cesare, a chiunque, e dietro questo, che all'inizio mi è sempre sembrato un tratto cinico, perché io sono uno che tende invece ad avere, invece ho capito che c'è una grande libertà, la capacità dell'uomo di porre i limiti entro i quali vuole esistere, e questo Leonardo in questo è uno dei primi. Grazie per averci aiutato a fare rapidamente una scoperta che a lei è costata anni, dunque. Questo è stato il libro di... Loro saranno ancora domani qui in una versione più parodistica di quella seria, ma insomma per fortuna leggera e chiara, con la quale vi ringrazio perché avete aperto la nostra festa. Non so se una cosa vi emoziona, a me mi emoziona e spero che emozioni, colpisce come me il pubblico che è qui al Teatro Bocci. Noi saremo insieme fino a domenica, il programma è sul nostro sito, potete seguire e vedere tutto attraverso la nostra, vederlo anche perché parliamo di cose visive sulla pagina Facebook Radio 3 Rai e sulla page naturalmente di Radio 3, dove c'è tutto. Su Instagram stanno intanto andando le foto in diretta praticamente di quello che accade su questo palco nel Teatro Verdi, che saranno in questi giornali fino a domenica popolate dalla festa di Radio 3. Grazie ancora Antonio Forcellino e Marco Malvaldi, loro saranno qui domattina subito dopo il giornale radio ufficiale per fare la vita. Lo scheletro che tiene insieme un po' le nostre feste, le esterne di
Radio 3. Quest'anno sarà un filo rosso, naturalmente, che qualcosa a Leonardo lo deve, lo scopriremo tra poco, subito dopo il giornale radio accostiamo per dare la linea. Credo sia inutile ricordarvi il resto della programmazione. Loredana Liberini avrà qui ospite Serena Vitale, poi ci sarà il teatro con Enrico Agnello, poi ci sarà Hollywood Party con Cecilia Dazzi e Ivan Cotroneo, e poi ci sarà stasera l'attesissimo concerto di Vinicio Capossena. Grazie, dopo il giornale radio riprende la festa di Radio 3 da Cesena.